Da anni Coldiretti denuncia il pericolo rappresentato dai cinghiali e oggi dalla prima ricerca su scala nazionale ne scopriamo la portata. I danni all'agricoltura provocati in Italia da questi animali dal 2015 al 2021 sfiorano i 120 milioni di euro in un totale di oltre 105.000 occasioni. Circa il 40% dei danneggiamenti avviene in aree protette, dove viene compromesso l'equilibrio ambientale con conseguente perdita di biodiversità animale e vegetale. L'indagine dell'ISPRA ha dimostrato con numeri molto chiari che è in corso una vera e propria invasione da parte dei cinghiali in Italia. I danni all'agricoltura hanno raggiunto cifre considerevoli, 120 milioni di euro negli ultimi 6 anni. E anche gli italiani si dimostrano molto preoccupati da questa invasione. Oltre il 70% considera che sono troppi questi animali e per il 60% addirittura hanno paura di questa invasione. La stessa ISPRA considera però che è possibile fare un'operazione di riduzione. Negli ultimi anni sono circa 300.000 all'anno i capi abbattuti ed è un intervento assolutamente necessario che dovrà essere incrementato nei prossimi anni. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le regioni più colpite sono Abruzzo e Piemonte, con rispettivamente 18 e 17 milioni di euro di danni. Seguono, con oltre 10, Toscana, Campania e Lazio. Nell'ultimo decennio Coldiretti sottolinea anche il raddoppio di incidenti stradali gravi con morti e feriti provocati dai cinghiali sulle strade provinciali.